Bella la casa del rap.com, io sono il Turco e niente, oggi parliamo di Rap Autore, che è il mio nuovo disco. Perché Rap Autore? Il gioco di parole che voleva esserci ovviamente è tra cantautore e rapper. Volevo creare questa figura che forse non c'è mai stata, appunto, del rap autore. Nella musica leggera, nel rock, nel pop, comunque solitamente c'è sempre stata la figura dell'autore e dell'interprete. E poi c'era la figura del cantautore, appunto, che era colui che si scriveva i testi, si cantava le sue canzoni, si faceva la sua musica e seguiva la sua tendenza senza guardare troppo al mercato, comunque si faceva tutto da solo. Nel rap più o meno è sempre stato così, cioè comunque chi si scrive i testi se li rappa, a parte il fenomeno del ghostwriting, comunque è una cosa che rimane nascosta e segreta, non viene ufficializzata. Solitamente i rapper si scrivono i propri testi e se li rappano, perciò comunque il gioco di parole voleva essere anche un po' questo. E niente, comunque voleva anche rappresentare la figura di un rapper magari un po' più adulto e cercare di creare appunto la figura di non il classico rapper bambino, dico bambino però senza voler. Ah, il rapper bambino non va bene, assolutamente va bene il rapper bambino, va bene il rapper adolescente, va bene il rapper adulto, però esistono tutti e tre, compreso quello adulto, è giusto che comunque col tempo si crei una figura un po' più stabile, un po' più consapevole. E niente, forse io sono arrivato all'età in cui ho bisogno di esserlo e quindi è nato Rap Autore. Non è che ci vuole essere la presunzione dell'artista che faccio un rap d'autore, il mio rap d'autore è meglio del tuo rap che non è d'autore. Praticamente per il mio concetto il rapper è sempre un rap autore, proprio per questo motivo, perché comunque il rap scrive le sue cose e le rappa. Come dicevo prima, a parte il ghostwriting, non c'è uno che scrive il rap per il turco. Ah, turco, questa strofa la sento bene rappata da te. Non funziona tanto così, nel nostro mondo, quantomeno nel mio. È più un discorso di essere veramente consapevole di quello che si scrive e di rappresentarlo nella totalità. Anche il concetto d'autore al di fuori della musica comunque è sempre stato supportato da interpreti, cioè anche nella scrittura, nelle opere, c'è sempre stata la figura dell'autore, perciò chi la concepiva, chi la creava e chi la pensava, e c'è anche la figura dell'interprete che magari è quello che riesce a valorizzare meglio quello che l'autore ha creato. In molti casi magari quello che l'autore ha creato, se venisse portato in vita e comunque interpretato da lui stesso, non sarebbe altrettanto forte come se ci fosse un altro interprete con le doti giuste. Però diciamo che nel rap questa cosa non è tanto vera, perché comunque nel rap è molto importante la personalità e chi sei tu. Quindi in quello che scrivi, come lo rappi, come lo interpreti e come ti poni, ci sei tu. E non penso che qualcun altro possa far capire meglio di te quello che sei tu. Ma infatti il mio non vuole essere no, non si può fare. Vuole essere io, la vedo così e la interpreto così. Ripeto, per me è molto importante nel rap, nel mio rap, far trasparire quello che si è veramente. E ripeto, non penso che un'altra persona possa riuscire a far trasparire quello che sono io. Quindi comunque no, non mi sono mai pensato nella veste di interprete di rap di altri, sinceramente. Ora, il disco ovviamente nasce da un'esigenza che c'è più o meno costante, nel senso comunque il rap per me è sempre stato uno sfogo, un modo di esprimermi, ma una parte da cui non posso prescindere, cioè a prescindere dal risultato che poi abbia quel rap, c'è un risultato a monte dentro me nel momento in cui lo scrivo e lo registro, da cui io non posso prescindere. Perciò comunque il motivo per cui nasce un disco, nascono dei pezzi nuovi, nasce un mixtape, quello che è nel mio caso è sempre un bisogno personale d'espressione.
Io sono ancora uno di quelli che comunque, oltre a fare un'altra vita che è quella del cuoco e dello chef, quando torno a casa, quando ho tempo, il mio modo per vivere il resto del tempo è scrivere. Non tutto quello che scrivo ovviamente mi soddisfa e non tutto quello che scrivo poi diventano canzoni, però è ancora quello il modo in cui io sto bene, perciò fondamentalmente è la ricerca dello star bene, forse. Nello specifico il progetto è nato lo scorso novembre, fondamentalmente collaboro da tanti anni con Phil per diversi progetti, con Mr. Phil, e niente, lui dopo che abbiamo fatto uscire con Fester Tarantino Benvenuto in Borgata 3, dove comunque c'era tanta roba mia, 11 o 12 tracce se non sbaglio, che in realtà mentalmente forse erano destinate a un mio nuovo progetto, però poi forse c'era ancora un po' troppa confusione, molti pezzi erano su strumentali americani e quant'altro, ho deciso di metterli su Benvenuto in Borgata 3. Nel mentre Phil mi disse che c'era Ludo Miani, a.k.a. Tuck Production, con cui già avevo collaborato in passato per altre cose, che sarebbe stato molto contento di aiutarmi in un progetto nuovo. E quindi dallo scorso novembre ci siamo beccati, abbiamo iniziato subito nella direzione del progetto nuovo del Turco, dove abbiamo scelto un meccanismo un po' particolare. Nel senso che comunque se dovessi guardare indietro, io i dischi mi metto a casa, scrivo, quando c'ho la roba si registra senza fretta e senza stare a pensare ai meccanismi del mercato. Molto romano, sì, molto pigro, molto che lascia passare il tempo, un po' alla Carlona, diciamo. Nel caso specifico, sia io che lui abbiamo deciso di darci delle scadenze abbastanza serrate e vedere cosa ne usciva fuori. Infatti comunque Rappautore è un disco molto ermetico per come la vedo io, è sia corto no, non essenziale, non voglio chiamarlo corto perché comunque ha 10 tracce, uno dei miei dischi preferiti del rap che è il Matic comunque ha 10 tracce. Ovviamente non ho la presunzione di dire che il mio disco è come il Matic, assolutamente no, non so se ho fatto un capolavoro del genere, non credo, comunque non è corto, però ho deciso proprio di tenerlo essenziale anche perché il tempo è poco, la doppia vita, un progetto un po' più mirato. E per questo comunque ogni mese abbiamo fatto uscire un video e ogni mese abbiamo raccontato un po' quello che stava succedendo e infatti l'abbiamo definito un po' un reality disco proprio perché comunque è partito, l'abbiamo annunciato che in effetti non c'era. C'era solo un pezzo che era il primo singolo che stava uscendo e mano a mano nascevano gli altri pezzi che facevamo uscire. È anche un po' dettato dall'epoca, comunque la soglia di attenzione generale si è abbassata molto, l'hype per qualsiasi cosa dura pochissimo, perciò forse bisogna cercare di creare tante forme di hype, nel tempo. Non basta crearne uno grande, cioè può essere grande o piccolo, però comunque dopo una settimana o un mese vada a spegnersi, cioè forse crearne tanti piccoli nel tempo c'ha più senso. Comunque abbiamo pensato questo e abbiamo provato a fare così. Infatti abbiamo fatto uscire quattro singoli e adesso uscirà un altro video con il disco insieme. Abbiamo cercato di dare un po' una vita un po' più lunga a tutto il progetto. Non è proprio un discorso di cast, è più sempre una mentalità di stampo romano che comunque mi ha sempre messo nella condizione di collaborare con persone con cui io avessi un rapporto. Quindi sì, possiamo chiamarlo anche il mio cast, gente come Simo, gente come Costa, ovviamente gente come Phil fa parte della mia storia da sempre e sicuramente se io faccio un progetto li includo mentalmente quantomeno. Però è più un discorso che comunque le collaborazioni per quanto mi riguarda nascono da un rapporto umano. Ci deve essere un confronto umano prima, che almeno io ancora la faccio in quel modo là. Perciò sì, è il mio solito cast, tranne per qualche piccola comunque i Green, con cui sicuramente non posso dire di essere amico e fratello e ci vediamo tutti i giorni, però è nato qualcosa dai nostri incontri che ha portato fondamentalmente a una partecipazione. Non è forzata però. Beh, Simo GDB l'abbiamo detto, Er Costa l'abbiamo detto, i Green l'abbiamo detto adesso, c'è Abban che è un'altra persona con cui comunque ho creato un rapporto umano negli anni, c'è Danno,
perché ovviamente anche con lui c'è un grande rapporto umano, un grande rapporto d'estima. Se forse posso parlare di esempi nella mia vita, sicuramente il Danno è una di quelle persone che metto nel cassetto esempi. E per il rap abbiamo finito, no, c'è Easy One che mi ha fatto il ritornello di Draghi, bellissimo, e featuring rappati abbiamo finito, mi sembra. E per quanto riguarda le produzioni, abbiamo produttori che comunque io volevo contattare, tipo con Big Joe, non, tornando al discorso del rapporto umano, non ho un rapporto, non ci siamo mai, forse ci siamo dati la mano una volta in una situazione, però comunque io stimo il suo lavoro. Per quanto guarda la produzione, il rap poi è un po' diverso, cioè rappare con un'altra persona, perciò mettere le proprie parole vicino è un discorso. Esatto, e invece usare il tappeto musicale di un'altra persona è un po' un altro discorso. E proprio per questo discorso comunque ho contattato anche persone con cui non ho un gran rapporto umano, però che stimo molto a livello musicale, tra cui Big Joe, Phil ovviamente fa parte del cast, DJ Argento, Sciocca, con cui ho un rapporto umano, è una persona che stimo tanto, Kennedy, che è una persona che stimo moltissimo, penso che sia molto versatile, penso che sia un produttore fortissimo, però non conosco nemmeno lui, non so nemmeno che faccia abbia Kennedy, però gli voglio bene perché è stato uno dei produttori più produttivi e più disponibili per quanto riguarda questo progetto. E poi penso di non scordarmi nessuno, più o meno questa è la storia. Sì, fondamentalmente penso che sia naturale, nel senso tutte le persone che facevano parte del Romzu, dell'ultima mandata del Romzu, quelli che suonavano insieme, diciamo, quelli che hanno fatto i live insieme, sono tuttora esistenti e attivi. Fanno ancora, tutti di noi facciamo ancora dischi, facciamo ancora rap, perciò comunque un'idea Romzu rimarrà sempre viva finché rimarranno queste persone. Poi, come hai detto te, magari come marchio non è più tanto vivo, ma forse anche per scelta, perché poi nel tempo si sono creati tanti altri marchi. E anche se è nata naturalmente, non perché da una scelta dici allora adesso per gestire meglio la cosa il Romzu non lo usiamo più, esatto. Però naturalmente sì, è andata così alla fine. Guarda, io penso che il mio linguaggio e il mio rap sia comunque stato sempre semplice, almeno a mio modo di vedere, diretto e anche semplice. Io credo nella componente semplice del rap. Credo che comunque dei ragazzi giovani possano non apprezzare immediatamente, ma solo se vengono da un percorso dove ancora gli mancano dei pezzi, nel senso che a me il rap e l'hip hop mi ha insegnato un certo tipo di approccio alla cultura, quindi mi ha spiegato che senza le radici uno non è niente. E mi ha spiegato che se tu non conosci le radici non puoi apprezzare quello che c'è dopo. Questo non vuole essere un'accusa ai ragazzi giovani che non conoscono un rap più vecchio, gli anni 90 o quello che c'è stato prima. Vuole essere solo un invito ad avere un quadro più ampio della situazione, perché se ovviamente uno si attacca solo al rap che c'è adesso non saprà mai qual è stato il percorso che ha portato a tutto ciò. Perciò c'è questa possibilità qua, però ci sono tanti ragazzi giovani che si confrontano con me, che sono molto giovani, amano la mia roba e conoscono, ne so, tutte cose che io non mi aspetterei. Perciò sono abbastanza fiducioso, cioè penso che il mio disco possa piacere al ragazzo di 20 anni come al trentenne. Per me di base c'è sempre il rap, cioè la trap è una formula che soprattutto a livello di dicitura in questo momento viene chiamata trap. Fondamentalmente è solo un'evoluzione del rap che a volte viene fatta molto bene ed è molto figa, a volte viene fatta in un modo un po' più scontato e non è così figa. Io apprezzo molto tante nuove leve del panorama italiano. Secondo me tanti ragazzi giovani hanno una visione musicale molto grande, una grande musicalità,
c'è tanta gente super brava, senza entrare nello specifico di chi preferisco di più e chi non amo particolarmente, però sì, non mi sento di punta il dito e di è tutta merda, assolutamente no. Sul disco mio ci sono due produzioni, il primo singolo che è uscito con Big Joe tendenzialmente possiamo dire che strizzava un po' l'occhio alle sonorità moderne. E c'è anche un'altra traccia che fa la stessa cosa, ovviamente sempre col mio modo di fare rap, anche perché comunque io sono un rapper di una certa età e se mi metto a scimmiottare il rap nuovo mi sentirei ridicolo io in primo. Non credo tanto nella cosa dello stare per forza al passo coi tempi. Credo che la musica ti colpisca in determinati momenti e quello che ti ha colpito ti rimane dentro, tu col tempo puoi dare un'evoluzione a questa cosa a tuo modo, ma comunque rimani legato a una matrice che ti ha influenzato. Non puoi star lì a guardare quello che cambia continuamente, cioè non faccio statistiche commerciali, io faccio quello che mi viene da fare, senza chiudermi ovviamente, tutto là. Bah, qualcosa che farò. Non lo so, io sono molto, purtroppo con la doppia vita che ho, alla fine lascio molto, non al caso, però al susseguirsi degli eventi normali, perciò comunque adesso sta uscendo il disco, mi auguro che il disco venga recepito bene e che venga ascoltato fondamentalmente. E niente, sicuramente mi metterò al lavoro subito per altre cose. Per adesso sono molto concentrato sul mio di lavoro, diciamo, ma non perché, proprio perché comunque è un momento in cui ho tante cose che mi passano per la testa e vorrei cercare di renderle vive in un modo o nell'altro. Rappatore è stato un passo, e adesso continuiamo con lui, però in testa già ho tanti altri lavori, sicuramente il prossimo step sarà un mixtape. Magari un po' più lungo, più roba e con più featuring e poi vediamo quello che ci dice il tempo. Sicuramente suonare, ho tanta voglia di suonare. Se qualcuno vuole seguire quello che fa il Turco, i progetti, un po' la vita anche, può andare su Facebook, il Turco Gente de Borgata, la pagina artista. Su Instagram il Turco GDB, Twitter il Turco GDB e basta, questi sono i miei canali, se no potete seguire le pagine Duck Production che in questo momento mi stanno seguendo e niente, questo è quanto. Un saluto a tutti, un saluto agli utenti della casadelrap.com, grazie per avermi intervistato e per aver sprecato un po' del vostro tempo per il Turco, vi ringrazio, in bocca al lupo, statemi bene.